Buongiorno dalla redazione multimediale. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, stamani difende apertamente la legge di stabilità, bombardata dal diluvio di critiche e di dimissioni eccellenti, e lo fa affidando ai giovani industriali riuniti a Napoli un messaggio chiaro. L'atteggiamento critico va bene, dice, purché sia sostenibilmente propositivo e consapevole di vincoli e condizionamenti oggettivi che non si possono aggirare. Altrimenti, dice Napolitano, non sarebbe una prova di coraggio, ma una prova di incoscienza. Tradotto, patto di stabilità e debito pubblico sotto controllo non sono vincoli aggirabili come si faceva in passato. Tutte le forze sociali, politiche, culturali del paese devono sentire il dovere di dare fiducia all'Italia, al nord come al sud, afferma Napolitano, che ripete ancora una volta: se crescesse solo il nord, l'Italia non andrebbe troppo avanti. Abbiamo superato, sostiene, momenti ben più drammatici, lo faremo anche ora. La leader della CGIL, Susanna Camusso, nel giorno del blocco dei trasporti indetto dai sindacati di base, attacca il governo e annuncia uno sciopero generale. La decisione sarà presa lunedì, ma dovrà esserlo a livello unitario, cioè anche con CISL e UIL. Questo, accusa Susanna Camusso, è un governicchio, nel senso che non sceglie. Dai giovani industriali di Confindustria arrivano altre critiche all'esecutivo. Il governo è sordo alla voce del paese, dice da Napoli il leader Jacopo Morelli. Siamo stanchi di legge di bilancio, la vorrei ma non posso. Il governo prosegue sordo alla voce reale del paese. Morelli denuncia troppa ignoranza nella classe dirigente e un troppo irrisorio taglio del cuneo fiscale nella legge di stabilità. Mario Monti ribadisce: non mi occupo più di scelta civica. La rottura con la formazione da lui stesso creata è ormai definitiva. Ieri il professore aveva motivato il suo addio con l'atto di sfiducia di 11 senatori del partito, tra cui Casini ed il ministro Mauro, che avevano preso le distanze dalle sue critiche alla legge di stabilità. Oggi lo stesso ministro Mauro tenta di placare le voci di tradimento. Chi spera di trasformare la mia lealtà al governo e alle ragioni della grande coalizione in un'operazione pro Berlusconi fa un atto vile, degno della peggiore propaganda fascista, sostiene. E sempre a proposito di critiche alla legge di stabilità, c'è Maretta anche in casa PD, con voci insistenti di imminenti dimissioni del viceministro dell'economia, Stefano Fassina. Oggi, venerdì nero dei trasporti per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'USB, i sindacati di base. Il blocco risparmierà la capitale nel pomeriggio in previsione della partita ad alto rischio tra Roma e Napoli, in programma alle 20.45. La metropolitana sarà in funzione tutta la giornata. Nelle altre città, invece, la protesta andrà avanti tutto il giorno con differenti orari e modalità. Come se non bastasse, ci sono cortei e manifestazioni che renderanno incandescente l'intero weekend nella capitale. Oggi i comitati di base sfilano da Piazza della Repubblica a San Giovanni a Roma con tanto di concerto serale e accampamento notturno. Ma gli occhi degli oltre 4.000 uomini delle forze dell'ordine dispiegati dal Ministero dell'Interno sono puntati sulla manifestazione di domani, un appuntamento indetto dal Movimento di Lotta per la Casa con la partecipazione dei Notav, che ha annunciato l'intenzione di assediare i ministeri dell'Economia e delle Infrastrutture. Il rischio scontri è dunque molto alto. Un nuovo filmato diffuso dalla CNN mostra le drammatiche immagini dell'attacco dei terroristi al Shabab al centro commerciale Westgate di Nairobi. È il 21 settembre scorso, voi lo vedete nelle riprese delle telecamere di sicurezza dello shopping mall, la gente fugge in preda al panico. In alcune sequenze, come si vede, si vedono i terroristi armati di mitra e fucili che sparano su donne e bambini. Ecco, qui li potete vedere un po' che si nascondono tra le colonne dello shopping mall, abbastanza lustuoso, alle casse per fare la strage. L'attacco, lo ricordiamo, durò tre giorni e provocò oltre 60 morti e un centinaio di feriti. Qui sempre la ricerca alle casse. E per ora è tutto, la prossima edizione sarà alle 18.55, mentre per gli aggiornamenti durante tutte queste ore vi rimando al sito tgla7.it e al nostro account Twitter. Buona giornata a tutti!